settore alberghiero nell'anno 2018 è stato un anno sicuramente positivo, sia per quanto riguarda le presenze, sia per quanto riguarda il numero di turisti stranieri e italiani che hanno scelto il nostro paese, e per questo quindi noi abbiamo visto una bella crescita sia nelle città d'arte sia da un punto di vista delle destinazioni mare e montagna, e con un'attenzione particolare quindi al soddisfare quelle che sono le esigenze del viaggiatore e del turista, anche per noi albergatori essere innovativi, e non soltanto da un punto di vista delle strutture ma anche da un punto di vista del servizio offerto, della personalizzazione, del suscitare delle emozioni. Quindi un anno che mi fa ben presagire un 2019 altrettanto positivo, soprattutto dopo che per noi il 2017 era stato l'anno della svolta e la nostra preoccupazione era che fosse soltanto una rondine che non faceva primavera, mentre invece nella realtà anche il 2018 quindi è stato un anno sicuramente che ci permette di consolidare quei risultati che riteniamo siano assolutamente raggiungibili.